trovare una persona morta in un campo di concentramento è alquanto triste, ecco. Sono dei lager, dei campi di concentramento. Il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, usa un paragone forte per spiegare le condizioni di vita dentro le ex basi di San Siro e di Conetta. Qui, nella notte, c'è stata una protesta dopo la morte di una giovane emigrante della Costa d'Avorio. 25 le persone trattenute dai profughi dentro la struttura. Il primo cittadino ha chiesto da tempo l'intervento del governo, ma è stato lasciato solo. I numeri all'interno della caserma che sorge nel suo territorio comunale sono rimasti gli stessi. Le passerelle dei politici e dei prefetti sono state inutili. Milan dice di comprendere i motivi della rivolta. Sono dagli 800 ai 900 migranti, a Cona siamo in 1200-1300, sono campi di concentramento indegni per qualsiasi persona. Le proteste, ovviamente, chi è trattato da cane fa da cane e chi se trattiamo queste persone come dei cani in un lager, ovviamente, assumono atteggiamenti che possono avere anche questi risvolti. Dopo le polemiche sui presunti ritardi nei soccorsi alla giovane migrante, l'ULSS Euganea, che ha ricevuto la chiamata al SUEM, ha fatto sapere che l'ambulanza partita da Cavarzere alle 12.57 è arrivata sul posto alle 13.09, seguita a 6 minuti di distanza dall'automedica. La ragazza era già in arresto cardiaco. La registrazione è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Bagnoli sale la preoccupazione. L'appello che ci sentiamo di sostenere è quello rivolto allo Stato. Bisogna intervenire prima che sia troppo tardi.